Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Immacolata Madonna dei Boschi, prega per noi. Carissimi, il sacerdozio è di tale dignità, ha inerente un cumulo tale di obbligazioni che esige da chi ha di riceverlo un lungo tirocinio di preparazione, si deve salire passo passo il medesimo come per tanti gradini. Per cui a ragione sovvenne ad alcuni assomigliato a quella scala misteriosa che vide Giacobbe in sogno, la quale dalla terra toccava il cielo, per la quale scendevano e discendevano gli angeli del Signore. E difatti, come nella scala vi sono tanti gradini prima di toccare la cima, così nell'ordine vi sono diversi gradi prima di toccare il sacerdozio che è nella sommità e mette l'uomo nella più intima comunicazione con Dio. Ad ogni passo che muove avvicinandosi alla sua meta, il giovane levita deve purificarsi sempre più, disporsi sempre meglio, mediante un nuovo aumento di grazia, una dignità così grande e compiere quei molteplici uffici sono inerenti allo stato sacerdotale. Non sarà lungo e fuori luogo che facciamo oggi conoscere, anche se la parte storica, com'era tutto quando è stato un po' più, diciamo, riassunto, diciamo così, però anche a livello storico, però legge tutti quanti i passaggi che per secoli, ecco, sono stati, ecco, i vari gradi attraverso cui, ecco, un giovane aspirante sacerdozio, ecco, passava prima di arrivare, ecco, alla dignità sacerdotale, quindi i cosiddetti ordini maggiori e ordini minori. La Chiesa Latina, gli ordini maggiori sono questi: su diaconato, diaconato, sacerdozio, comprende presbiterato, episcopato, i minori, lo stiariato, lettorato, l'esorcistato e l'acolitato. Noi diciamo anche, appunto, per, anche se alcune sono state, appunto, raggruppate assieme, però ecco, così è un aspetto storico. Ordini minori. Al giovane che è chiamato da Dio la dignità del sacerdozio, va gli data la sacra veste, rasi i capelli, curito la tonsura, una volta, la quale però non è che un semplice rito per significare che gli rinuncia al mondo e sceglie per sua porzione Dio, si conferiva per primo l'ordine dello stiariato. Che cosa consisteva questo primo ordine della Chiesa? Consisteva nel conferire al giovane levita l'autorità di custodire il Tempio, sia la casa di Dio, di poter aprire e chiudere, chiamare i fedeli col suono delle campane, scacciare gli scomunicati, quelli che erano degni di entrare, di avere in custodia i vasi sacri, reliquie dei santi, il corpo stesso, il corpo medesimo e il sangue di Gesù Cristo. Insomma, lo stiario era il portinario, il custode della Chiesa, tutto ciò che di più sacro vi contiene, quindi il custode vero, legittimo, ordinato a tale scopo. Adesso c'è il sacrestano, fa un po' tutto quanto lui, no? Però è bello anche vedere come la storia, come le varie piccole, no? Piccoli gradi. Ed è per questo che nell'ordinario il vescovo gli consegna le chiavi materiali al Tempio di Dio come segno della sua autorità e simbolo di quelle chiavi spirituali saranno affidate più tardi al sacerdozio. E rivolgeva queste preghiere: prenditi e comporti come colui che sa dover rendere a Dio stretto conto di quelle cose che con queste chiavi si aprono, si mettono a disposizione dei redenti. Come vedete, ecco il primo passo che lega l'ordinando al santuario, primo ufficio che si riferiva, ecco, al ministero della Chiesa. Secondo ufficio era lettorato, su questo c'è ancora. Con questo lo stiario diventa lettore, riceve cioè l'autorità di fare qualche cosa nella Chiesa a vantaggio fedele, cioè di leggere pubblicamente a voce chiara e distinta la Sacra Scrittura. La Sacra Scrittura è la parola di Dio, è la lettera che Dio ha mandato alla sua Chiesa, è la regola della nostra santa religione. Ma questo tesoro deve essere aperto, questa lettera deve essere letta, questa regola deve essere applicata. Ora, tutto questo è chiamato sacerdote, il quale perciò nell'esercitare l'ordine del lettorato si è già avvezzato ad avere riverenza ed amore di brissanti, a legge ed alta voce nel congresso di fedeli. Ed è per questo che il vescovo conferisce quest'ordine consegnando ai giovani di vita il libro dei Santi Vangeli, dicendogli: ricevi questo libro, sii lettore della parola santa di Dio, e sappi che se avrai fedelmente e utilmente adempiuto il tuo ufficio, sarai messo a parte il premio che godono coloro che si dà in principio amministrano bene la parola di Dio. Dopo il lettorato c'era l'esorcistato, ossia come il terzo passo
Il lettore viene fatto esorcista. Sapete già cosa sono gli esorcismi? Sono delle preghiere speciali, degli scongiuri con cui in nome di Dio si scacciano i demoni del corpo degli ossessi. Nei primi secoli della Chiesa il bisogno di esorcisti si effettuava spesso perché tanti erano gli ossessi, ossia indemoniati o posseduti dal demonio nel corpo. C'era il paganesimo. Fin da allora quindi si istituì l'ordine esorcisti, i quali avevano l'ufficio e l'autorità di scacciare il demonio e di liberare gli ossessi. Ecco, quindi adesso diciamo, per evitare insomma, convenienti, eccetera, eccetera, oggi riservata al vescovo e ai sacerdoti che il vescovo delega, quindi in particolari circostanze. Però l'ordine degli esorcisti, siamo rimasti nella Chiesa, si conferisce ai lettori non tanto per l'esercitare, ma quanto come simbolo dell'autorità sacerdotale che scaccia il demonio dalle anime facendo rivivere la grazia di Gesù Cristo. Fate più grande, vabbè, l'esorcismo è la confessione, perché di fatto anche il diavolo può disturbare, lo fa esternamente, ma lui di fatto vuole l'anima. Quindi tanto la grazia, la cosa assoluta più importante è la grazia di Dio, quindi con la confessione liberare le anime dal peccato mortale. Poi con delle preghiere particolari, anche di liberazione può fare con i sacerdoti, possono aiutare nei casi meno gravi, nei casi più gravi invece ora si ricorre con l'esorcista delegato dal vescovo, che sarebbe meglio se facesse il vescovo stesso, che la pienezza del sacerdote sarebbe più efficace, però sono pochi, molto rari quelli che lo fanno, purtroppo. Va bene, quindi il vescovo conferiva quest'ordine consegnando e ordinando il libro esorcismi dicendo ricevi questo libro, impara a memoria, abbi la potestà di imporre le mani sopra gli energumeni, sia battezzati sia catecumeni. Poi c'era il quarto ultimo ordine minore che era l'accolitato. Con esso viene conferito ordinando la potestà di servire il diacono e il suddiacono il divino sacrificio della messa, col presentare le ampolle del vino e dell'acqua e col portare il lume davanti al sacerdote quando legge il Vangelo. Era la cosiddetta bugia, se ricordo bene, si portava una specie di oggetto con la candela perché leggeva vicino al Vangelo, no? Quando non c'erano tutti quanti i riflettori, i fari che abbiamo adesso. Un altro passo che avvicina ancora più il novello levita all'altare lo ammette a servire più da presso gli augusti misteri che vi si compiono ed è simbolo pure di un'altra funzione importantissima del sacerdote che è quella di illuminare il mondo con la luce della verità. Quindi nel conferire il vescovo consegna al candidato le ampolle e la candela accesa soggiungendo nell'atto di presentargli le prime, riceve le ampolle per fornire vino e l'acqua che per il sacramento eucaristico trasformeranno nel sangue di Cristo. Nell'atto di presentare il lume ricevi il ceroferaio col cerio e sappi che tu sei deputato a accendere il lume della Chiesa in nome del Signore. Bene queste preghiere. Ora, questi sono dunque i quattro ordini minori, i quali propriamente non sono di istituzione divina, ma diciamo solo ecclesiastica. Ecco, non hanno, dice, la ragione di sacramento. Però sono i primi gradini che si fanno precedere opportunamente l'ordinazione sacerdotale a fine di disporre il giovane levita al formidabile ministero, sentire pesarne sempre di più, ecco, la dignità. Passiamo agli ordini maggiori. Dopo gli ordini minori, cosiddetti perché servono solo remotamente all'altare e perché non erano le persone con impegno irrevocabile, vengono i tre ordini maggiori, ossia sacri, che servono in maniera più prossima all'altare, al divino sacrificio, obbligo perpetuamente la persona rivestita a servizio di Dio. Sono il suddiaconato, il diaconato e il presbiterato o sacerdozio. Il suddiaconato conferisce l'autorità di servire prossimamente al diacono il sacrificio dell'altare e perciò, secondo l'uso primitivo della Chiesa, sarebbe ufficio proprio del suddiacono preparare i sacri lini, i vasi sacri, il pane e il vino devono servire il sacrificio, porre sopra l'altare le ostie da consacrarsi ai fedeli che desiderano comunicarsi, presentare al sacerdote l'acqua per l'abluzione, leggere le epistole della messa, fare insomma davvero ministro degli altari. Il vescovo consacrandolo gli porge infatti il libro delle epistole e il calice vuoto con la patena pure vuota. Sebbene quest'ordine non sia propriamente istituzione divina, tuttavia viene annoverato fra gli ordini maggiori, perché in esso il levita si lega perpetuamente a Dio con l'obbligo del celibato, per cui non può più passare la vita del secolo e contrarre validamente matrimonio, perché da esso comincia l'obbligo di recitare un giorno il divino ufficio. Allora, ecco, no? Diciamo, se uno volesse cambiare idea, eccetera, ecco, lì, anche lì, no? Secondo me era prima, il giuramento aveva pronunciato, riceve quest'ordine, lo aveva stretto in maniera così indissolubile a Dio che non poteva, diciamo, più svincolarsi. Ecco, quindi doveva pensarci prima di fare questo, no? E la Chiesa aveva fatto infatti gli ordini minori per vedere già uno se si sentiva preparato a questo, no? Ecco, quindi diciamo era già inserito prima sul diaconato nell'ordine maggiore. Adesso diciamo parliamo ecco, del
perché diciamo era già un passo misto di ordini maggiori, quindi già questa diciamo, era già diciamo, un ordine già consacrato e quindi eri già indirizzato verso diciamo, il sacerdozio. E ora sul diaconato fa seguito il diaconato. Il diacono ha potestà di servire immediatamente sacerdoti, di divin sacrificio, di cantare il Vangelo, di battezzare solennemente, di predicare e amministrare la Santissima Eucaristia ai fedeli, come fa anche oggi. Questo è un'istituzione divina e gli compete veramente il carattere, la forza e il sacramento. Quindi è così. Che sia istituzione divina appare da ciò che leggiamo negli Atti degli Apostoli, i quali certamente per mozione divina, vedendosi già sovraccarichi di doveri e di uffici del loro apostolato, scelsero 7 uomini di buona fama presso il popolo per farsi aiutare nelle cose di maggiore importanza, specialmente nella cura delle vedove e delle vergini, nella distribuzione delle elemosine. E il primo su cui cadde la scelta fu Santo Stefano, che poi, come sappiamo, fu il primo martire che versò il sangue per rendere testimonianza a Gesù Cristo e alla sua fede. Più tardi si diede diacono l'autorità di leggere il Vangelo al popolo e di amministrare la Santissima Eucaristia ai fedeli. Ed eccoci giunti quindi al supremo ordine fra i maggiori, cioè il sacerdozio, che comprende, abbiamo detto, 2 gradi, il presbiterato e l'episcopato. Adesso il sacramento è l'ordine in 3 gradi, diacono, sacerdote, vescovo, no? Sono adesso. Però ecco, abbiamo fatto l'aspetto storico, tutti quanti i gradi, così ecco, abbiamo fatto una istruzione più completa. In forza del presbiterato si consacrano davvero i sacerdoti e si affidano una duplice autorità, l'una sul corpo reale di Gesù Cristo e l'altra sul suo corpo mistico che è l'unione dei fedeli. Per la prima il sacerdote ha diritto e potestà di celebrare con lo stesso divin sacrificio che Gesù offriva di se stesso sulla croce e di cambiare per conseguenza la sostanza del pane nel vino nel corpo nel sangue di Gesù Cristo, la cosiddetta transustanziazione. Per la seconda ha la potestà di rimettere o tenere i fedeli i peccati che hanno commessi e che devono sottoporre al suo giudizio in tribunale della penitenza. Quindi è che il sacerdote è incorporato e si può dire il medesimo sacerdozio di Gesù, perché è investito della sua stessa autorità, degli stessi poteri, suo vero rappresentante, suo vero ministro, legato a lui con vincoli più stretti, ineffabili, un altro lui stesso. Dignità altissima, inconcepibile, più alta dopo quella di Dio, perché tale dignità che non trova confronti con quella degli angeli, sotto un certo rispetto, ovviamente, neppure con quella di Maria Santissima, Madre di Dio. Maria Santissima solo inchinarci, eccetera. Però per sé la Madonna non può consacrare il pane e vino e non può rimettere direttamente i peccati, intercede per noi in maniera immensa, ecco, però ecco, per sé anche lei non può fare questo. Potrebbero tutti gli angeli insieme consacrare il pane e il vino? No. Potrebbero alzare la mano e assolvere un solo peccatore? No. Ecco dunque la dignità, la grandezza e il sacerdozio. Al di sopra del presbiterato vi è l'episcopato, che è la pienezza del sacerdozio, della potestà di conferire gli ordini sacri e di amministrare e governare i fedeli. Ecco tutto quello che ha fatto Gesù Cristo nell'istituire il sacramento dell'ordine. Ecco tutta l'opera mirabile che è la sacra gerarchia, la quale culmina infine nel sommo pontefice, il Papa, che assomma in sé tutti i poteri perché vescovo dei vescovi, sacerdote sommo e centro di tutta la sacerdotale potestà. Come vedete, se è un ordine perfetto, una scala vera e precisa nelle dignità, nei poteri, negli uffici, è una serie di gradi che formano tutti insieme un solo e unico sacramento, perché tutti mirano la suprema autorità che si incarna nel sacerdozio cristiano. Mi ha fatto quell'aspetto storico completo. Chiudiamo queste brevi nozioni, invitandovi nuovamente ad ammirare e lodare la sapienza e la bontà di Dio, che in modo così perfetto vuole provvedere al bene della sua Chiesa e alla salute delle anime. Ringraziamolo di cuore e corrispondiamo ai suoi doni, circondando del debito rispetto, della debita stima, coloro che sulla terra sono i suoi ministri, i suoi rappresentanti, perché insigniti della sua autorità. Egli stesso ha detto loro per bocca del profeta Zaccaria: chi tocca a voi tocca la pupilla dei miei occhi. E difatti osservate le preferenze che Dio ha sempre usate per coloro che hanno insigniti l'autorità sacerdotale. Nell'Antico Testamento una volta Dio si lamentò con gli ebrei della loro condotta, e fra le altre cose si lamentò di questo, che deridevano e irritavano Mosè e Aronne, il suo santo.
Come mai Dio chiamò santo quell'Aronne che pur aveva commesso delle gravi colpe ed era giunto perfino a trascinare l'idolatria del popolo e non chiamò santo quel Mosè che al suo Dio era stato sempre fedele, che ha avuto sì importanti colloqui con lui, che era tanto zelante la sua legge e il suo culto? Perché questa differenza? Perché Aronne era sacerdote e Dio in lui riguardava, onorava il carattere, la qualità del sacerdote. Anche il Nuovo Testamento gli mostrò sempre le più grandi differenze per i suoi apostoli, che erano i suoi primi sacerdoti. Difatti, appena risorto, compare la Maddalena, ma le disse non toccarmi. Invece, 8 giorni dopo, compare San Tommaso, siamo gli apostoli, dice tocca le cicatrici delle mie mani, dei miei piedi, metti la mano sul mio costato aperto. Perché questa differenza? La Maddalena aveva seguito tutta la passione fin sulla cima del Calvario, aveva sfidato pericoli ogni fatto, insulti e persecuzioni. Per contrario, Tommaso era fuggito, si era nascosto e per di più aveva anche fatto professione di incredulità. Bene, ma la Maddalena era, diciamo, una semplice donna, pur veramente un ardore verso Gesù, ecco, di fede, veramente era rinnovata dopo la sua conversione lì. Ma Tommaso, appunto, era un sacerdote. Apprendiamo da ciò ad amare e venerare il sacerdozio cristiano in tutti i suoi gradi, tutti i suoi uffici, tutte le sue autorità. E sarà questo il modo di corrispondere agli altissimi fini per i quali Gesù Cristo ha istituito nella Chiesa il sacramento dell'ordine. Ancora qualche fatto. Senza vocazione. Al tempo in cui Giuda, Gionata e Simone, dal nome di famiglia di Maccabei, battevano i nemici della patria e ne alzavano la gloria, due uomini, Giuseppe, figlio di Zaccaria e Azaria, capo dell'esercito, vollero anch'essi emergere in valore e acquistarsi un nome. Raccolsero quindi un esercito e marciarono contro Goro, già generale dei nemici. La battaglia fu aspra e accanita, ma gli ebrei ebbero la peggio. 2.000 uomini restarono uccisi, gli altri sconfitti o dispersi. E tutto perché non vogliono ascoltare Giuda e i suoi fratelli e preteso di fare cose grandi senza esservi chiamati al Signore. Essi infatti non erano di quella famiglia di eroi che apportano salute al popolo del Signore. Chi si fa sacerdote senza vocazione somiglia a quei temerari, rigettato dal Signore, poco o nulla farà di bene. Aiutare le vocazioni. Il celebre cardinale P. Vescovo di Poitiers parlava un giorno a un gruppo di signore sulla vocazione ecclesiastica. Signore, diceva, io conobbi molto bene un povero bimbo nato in un villaggio vicino a Chartres, che aveva un ardente desiderio di essere sacerdote, ma i genitori erano poverissimi e non potevano mandargli gli studi, anzi lo lasciarono orfano in tenera età. Un giorno, era l'Epifania, il bimbo entrò nella cattedrale di Poitiers e si empì la fantasia e il cuore della magnificenza del culto della Chiesa. Un desiderio cocente, uno struggimento di ansia, un consumo di speranza gli strinsero il cuore. Gli salì la gola, un groppo di pianto uscì con gli occhi gonfi. Sulla piazza lo vide una povera donnetta, una venditrice di fiori, e disse: «Perché piangi, piccolo?» gli domandò. «Vorrei essere sacerdote, ma sono povero.» Egli rispose: «E lei, ti aiuterò io.» La povera donna si strappava il sonno dagli occhi, passava parecchie ore della notte a cucire per mantenere il suo abatino. Signore, concludeva con le lacrime negli occhi il cardinale, la povera donna, Mademoiselle Mariette, è morta. Quel bambino fu sacerdote, fu vescovo, fu cardinale e sono io che vi parlo, io, il vostro cardinale. Chissà mai che cosa frutterà l'offerta data al chierico povero al seminario? Chissà mai quali disegni di Dio su qualche povero bambino e quali sorprese prepara la provvidenza? È certo che nessun denaro è meglio speso di quello dato per una vocazione ecclesiastica. Non ostacoliamo le vocazioni. È un episodio della vita di Don Bosco. Un giorno si recò a fargli visita la contessa, una certa contessa, sono iniziali DZ, per pregarlo di benedire i suoi 4 figli. Don Bosco alzò la mano e li benedisse. La contessa, che si era inginocchiata, si alzò da terra, certa che la benedizione del sacerdote, che la stimava un santo, avrebbe attirato nella famiglia grazie copiose di Dio. Poi, stringendo attorno a sé i suoi figli e sapendo come era noto che Don Bosco leggeva nell'avvenire, gli chiese: «Don Bosco, che sarà dei miei figli?» Don Bosco, scherzando, passò in rassegna ad uno a uno quei fanciulli, pronosticando bene di tutti. Giunto all'ultimo, gli pose la mano sul capo, stava di ammirarlo con particolare interesse. «Quale sarà la sorte di quest'ultimo?» insisté la signora. «Dipende
Della sorte di quest'ultimo non so se la signora contessa sarà contenta. Dica pure ciò che le sembra, tanto noi facciamo per ridere. Ebbene, di questo faremo un ottimo sacerdote. A tali parole la scena cambiò ad un tratto. La nobile donna allibì, strinse a sé il fanciullo come per salvare una disgrazia e fuori di sé esclamò: mio figlio prete, piuttosto prego Dio che me lo tolga di vita, che gli tolga la vita. Don Bosco, che aveva il sacerdozio più alta stima, fu dolorosamente colpito da quelle parole e si alzò pensieroso commiatando la signora. Pochi mesi dopo, il piccolo figlio della contessa di Zeta l'era rapito da un morbo fulminante. Così. Invece preghiamo per le vocazioni e assecondiamo, non ostacoliamone, perché non sappiamo da un sì cosa può venire. Il sì di San Francesco ha dato frutti incredibili, pensate, un sì di San Benedetto, di Sant'Ignazio di Loyola, eccetera, eccetera, di San Domenico. Quante grazie dietro a un sì. Un sì di Santa Chiara, quante grazie. Allora chiediamo un sì di Don Bosco. Quindi ecco, chiediamo la grazia, che siano tante sante vocazioni, preghiamo per le vocazioni e cerchiamo di non ostacolarle, ma di facilitarle con gli aiuti sia spirituali soprattutto, ma anche economici quando occorre. Ecco, e poi avremo una ricompensa eterna in cielo, senz'altro. Così sia. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Con suo Divi Figlio, benedica la Vergine Maria, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria.